Salmo. Buongiorno. E tutto il resto, grazie. Ciao papà, ci vediamo a pranzo. Ciao, stai attento. Tranquillo, bacio. Thank you.
Aiuto! Ti avevo avvisato, eh? Tra un'ora al bar, non più tardi. Ma basta! Non so dove prenderli! Problemi tuoi, altrimenti farai una brutta fine. Levati, Troia! Troia, chi? Poi vado al lavoro, noi ci vediamo stasera, va bene? Ok. Dai, un bacio a papà che si è fatto tardi. Ciao papà, farei dubbing questa sera? Amore, spero di no. Tu comunque dopo cena vai a letto, che domani ti devi alzare presto per andare a scuola, eh? Mi raccomando. Va bene, papà, ciao. Prossima notizia sugli scomparsi nel nulla. Non si hanno ancora notizie su Maria Scanili, la donna scomparsa 23 giorni fa dopo essere uscita dalla sua villa.
La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio volontario. Abbiamo intervistato il commissario Fanti, incaricato delle indagini. Il servizio. Commissario, a che punto sono le indagini sulle persone scomparse nel nulla? Le indagini sono ancora in corso. Al momento sul caso Scanili, il marito è l'unico indagato. Come si può sparire nel nulla? Non vorrei creare allarmismi. Purtroppo esistono reti di trafficanti d'organi, sette. Gente molto organizzata, capace di far sparire una persona in pochissime ore, nonostante i nostri controlli. Si hanno novità sul giovane universitario Riccardo Perilli e la giovane segretaria Stefania Neri, anche loro scomparsi nel nulla? Sul giovane Perilli i familiari del ragazzo hanno diffuso appelli sia in televisione che su Facebook, dicendo che il figlio non poteva essersene andato spontaneamente. Dalle nostre indagini pare che il giovane, in preda ad una depressione, si fosse inserito in una setta e da lì nessuna notizia. Altro non posso dire. Invece, a che punto sono le indagini sulla giovane segretaria? Sul caso Stefania Neri, dopo una giornata di lavoro, la donna non ha lasciato né tracce né testimonianze. Il caso sembrava essere risolto in quanto dalle indagini si era appurato che la donna era fuggita in Svizzera con i soldi sottratti al datore di lavoro. Invece in Svizzera non abbiamo trovato nessuna traccia, quindi anche lei svanita nel nulla. Comunque siamo fiduciosi, le indagini andranno avanti. Era l'ultima notizia, da Erika Rudi è tutto. Grazie di averci seguito. Appuntamento al prossimo TG delle 20:15. Guarda come fa polverone. Anche lei è alla ricerca di notorietà. Che sia venuta a trovarti. Vieni, entra. Dimmi, di cosa hai bisogno? Di nulla, sorella. Come stai? Dal tuo aspetto non si direbbe. Quanto hai perso questa volta? Che dici? Non gioco da un po'. Continua a suonare, da tanto che non ti ascolto. Mi è passata la voglia. Non è da te venirmi a trovare per sapere come suono. Dimmi di cosa hai bisogno. Di nulla. Anzi, stavo pensando, se dividessimo i nostri beni, che ne pensi? Lo sapevo. Sarà un luogo comune. Ma quando il diavolo ti accarezza, vuole l'anima. Ti ho detto che avrai la mia quota solo quando io non ci sarò più. Hai ragione. Ma questa volta sono veramente nei guai. Devo restituire 2.000 euro ad un collega. È vero. Perso di nuovo. Sei una disgraziata. Stai sciupando la tua vita e rovinando la mia. Mi dispiace. Non ho soldi. Fino ad oggi hai sprecato 40.000 euro. Sei una fallita, una persona inutile. Hai ragione. Ma questa volta sono veramente nei guai. Se non restituisco questa cifra rischio di brutto. Fatteli prestare da quel farabutto del tuo fidanzato. O è proprio a lui che devi restituire questa cifra? Sei pazza, spilorcia. Te ne approfitti perché per colpa di nostro padre stai gestendo anche i miei beni. Non faccio altro che rispettare la volontà di nostro padre. Ti prego, dammi la cifra in prestito. Te la restituirò, te lo giuro. Non ho soldi. Ti ho detto che non posso. Vedrai, la pagherai. Vedremo chi la pagherà. Lada, pensa che non abbia visto quello che ha fatto. Vedremo chi la pagherà. Vedremo. Penso alla playa? No, era quello della playa. Ci dobbiamo piacere perché non ci accompagnerà.
No, no, io sì, io credo proprio. Ciao Tiziana. E là? Che succede? Hai una faccia sconvolta. È vero Tiziana, che ti è successo? Guarda, ragazzi, scusate, devo proprio andare. Ma ci vediamo stasera a cena. Va bene. Vabbè, ciao. Hai visto che occhi aveva? Sembrava inferocita. Sicuramente avrà perso il gioco e non sa come restituire la cifra che ha perso. Boh, chissà. Senti, andiamo a prenderci un caffè. Sono 5 ore che lavoriamo, sono veramente distrutto. Sei il solito scansafatiche. Dai, andiamo, che ancora dobbiamo montare i servizi per il TG. Cavolo, vero, anche i servizi del TG. Facciamo una cosa, muoviamoci, che io questa sera ho anche un impegno e non posso fare tardi, dai. Ah, ho capito. Incontro amoroso, eh? Ma che incontro amoroso? Dai, muoviamoci, che ti stanno facendo anche la multa. Dai. Com'è finita? Amore, ti ho detto che mi servono entro questa sera, non posso aspettare. Comunque, cosa? Niente da fare. Abbiamo alternativa allora. Dobbiamo farla fuori. Non mi importa! Vabbè, troveremo una soluzione questa sera, d'accordo, non ti preoccupare. Va bene, d'accordo. Io ora lo faccio, ma tu mi raccomando. Riprova e non mi deludere. Va bene? Sì, ok, d'accordo. Ciao, ciao. Stupida. Bastardo! Vuoi fare il furbo? Tranquillo, la pagherai anche tu. Buongiorno ragazzi. Adotto, ci sono cambi di programma? Sì, Marco. Segui la palla vicini. Poi lasciamo Flamini dalle parti della stazione d'Italia della metropolitana. Nel caso la donna dovesse ripercorrere il solito tragitto, Flamini può pedinarla. Che fa? Cerchiamo anche oggi di stare alle calcagna. Prima o dopo la dobbiamo incassare. Dottore, andiamo a chiedere a Flamini. Neanche il tempo di salire in macchina che già dorme. Di sicuro stanotte andate a far caciara. Flamini! Sì, Flamini. E quando sveglio a quello? Stanotte si è portata la cubana a casa. Marra, i cazzi tuoi mai, eh? Ah, dottore, che ne sa lei? Flamini è meglio del bello del grande fratello. Flamini, sveglia! Sveglia! Dottore, vado che si è fatto tardi, prima che la perdiamo. Segui a distanza. Dottore, che fa? Le fermo. Ma che fa? Sta riprendendo l'auto. Marra, ma da quando questo perfetto italiano? Dottore, sono in servizio. Era meglio che stavi in servizio a Roma. Ma dottore, come avrebbe fatto lei senza di me? Oh, aspetti, aspetti un po'. Guardi la palla vicini. Si sta dirigendo verso la metro.
Ha rotto le palle con questo caffè. Andiamocene a prendere uno, va? Certamente, dottor. Pronto? Sì! Procuratore, sono il commissario Fanti, mi dica. Purtroppo lo so, siamo arrivati a 20 al giorno. Sì, pare che queste persone evaporino nel nulla. Certo. No, no. Quel caso è stato risolto, sì. È stato ritrovato nelle Cayman, sì, sì. No, in questo momento stiamo indagando sul...